Ho un vago ricordo del bagaglino. C'erano imitatori di politici e belle ragazze seminude, comici che cercavano di divertire con battute vecchissime intinte di una satira molto qualunquista, una satira che compiaceva il potere piuttosto che attaccarlo. Ho un fresco ricordo invece dell'ultimo film di Antonio Albanese. C'era un solo comico che impersonava tre politici, poche belle ragazze, poco compiacimento del potere, ma tutto sommato ancora una comicità banale e qualunquista basata sullo stereotipo, anzi sul modello della politica cialtrona e corrotta. Per carità, la satira questo deve fare, mettere in ridicolo il potere tentando di smascherarlo, ma non può in ogni caso prescindere dal divertimento, e non c'è divertimento nel riproporre luoghi comuni di malapolitica e cafonaggine, anche perché non si arriva mai ai livelli della realtà. Le fotografie della festa cafon all'imperiale dei consiglieri della regione Lazio sono irraggiungibili. In fin dei conti, tutto niente niente funziona soprattutto nel mettere in evidenza l'istrionicità del comico lombardo siculo. Avrebbe potuto intitolarsi Bianco, Rosso e Albanese.